benedizione degli oggetti sacri, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazia, misericordia e pace del Padre, Figlio e Spirito Santo siano con tutti voi, con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia. Benedici noi, l'opera delle nostre mani e questi oggetti, e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio, che per mezzo della Beata Vergine Maria ha ridato la gioia al mondo intero, vi colmi dei suoi favori. Amen. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La preghiera di guarigione. Signore Gesù, živi, uskrsli, risorto, crediamo che tu sei con noi, vjerujemo da možeš ući u našo život, crediamo che tu puoi entrare nella nostra vita. Nonostante i nostri peccati, nonostante le nostre chiusure, mi molimo, preghiamo per la fede, Signore, vjeru da si ti živ, per la fede che tu sei vivo, che tu sei con noi, per da te možemo susresti, la fede
che noi ti possiamo incontrare, fa che possiamo credere che soltanto in te è la nostra pace. E solo tu doni la vita vera. Noi preghiamo per la fede, nonostante le nostre paure e i nostri dubbi, perché tu sei il nostro Signore e il nostro Dio. Tu vieni incontro a noi. Ci benedici. Tu ci doni la tua vita. Anche noi, Signore, esclamiamo: Signore e mio Dio, abbi pietà di noi. Signore, tu dici anche a noi: pace a voi. Aiutaci a aprire il nostro cuore, la nostra vita, la tua pace. Adesso ti cerchiamo nei sentimenti, nei rumori. E tu? Tu che sei nato nel silenzio della notte, che sei risorto nel silenzio della notte, ci doni la tua pace. Ci inviti alla tua pace. Ti preghiamo, aiutaci a innamorarsi nei momenti di silenzio, adesso. Insegnaci alla preghiera del silenzio, perché la nostra vita sia aperta alla tua vita. Le nostre ferite appoggiate alle tue piaghe e il nostro amore appoggiato al tuo amore. Calmaci dentro di te, Signore. Con la tua pace benedici ciascuno di noi. Con la tua pace benedici questo mondo pieno di odio, di guerra. Con la tua pace benedici ogni cuore umano ferito dall'odio e con il desiderio di vendetta. Tu sei la nostra pace, Signore. Noi crediamo alla tua parola. Noi crediamo che tutto avviene bene, che la pace avviene quando tu dici pace a voi, abbi pietà di noi. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke.
Signore Gesù, tu sei il volto della misericordia di Dio, tu sei l'amore incarnato. Tu ci doni la forza di rialzarsi dopo ogni nostra caduta, dopo ogni fallimento nel peccato. Fa che sappiamo ritornare sempre al tuo amore, incontrare te nel sacramento della riconciliazione. Ci ridoni il tuo volto. In esso tu ci dici che noi non siamo il peccato, anche se siamo peccatori, perché la tua grazia ci trasforma. Dai da nascia ljuba vraste po u Eucharistii. Che il nostro amore cresca per mezzo dell'Eucaristia, perché sappiamo vivere avendo la tua forza, ma che sappiamo amare e testimoniare con la tua forza nelle cose più semplici della nostra vita, perché tu ci visiti. Che tu ci mandi nel mondo, fa che sappiamo incontrarti nella semplicità della fede, che per mezzo del tuo spirito diventa una cosa bella, un amore vissuto. Abbi pietà di noi, Signore. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Signore Gesù, vivo e risorto, Signore e Maestro, per mezzo delle tue ferite, i segni del dolore, i tuoi discepoli ti hanno riconosciuto, così il tuo dolore e la tua ferita è diventata il segno del tuo amore, il segno della tua presenza, il segno che tu sei con loro. Ti preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle che portano la croce della malattia, per tutti gli ammalati gravi, per tutti coloro che non vedono il senso della loro sofferenza, per coloro che sono nell'inganno, credendo che sono abbandonati. Tu ci mostri il dolore e dici: sono io. Trasforma i nostri occhi, Signore, perché nella tua croce possiamo riconoscere il tuo amore
la tua presenza perché tu hai sofferto per la nostra salvezza con la tua croce. Tutti i dolori del mondo sono stati trasformati e benedetti, e anche la nostra morte, perché tu sei vivo e risorto. Signore, ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle sofferenti, se è la tua santissima volontà, e se per il bene dei tuoi fedeli dona loro la guarigione che ti chiedono, pregandoti e guardando te, credendo nella tua presenza. Anche noi acclamiamo dicendo: Gesù figlio di Davide, Gesù figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. La tua benedizione, Signore, di pace, di riconciliazione, di guarigione, si versi su tutti noi, su tutti coloro che sono nella nostra preghiera, sulla Chiesa e sul mondo intero. Lo chiediamo a te, che vivi nei secoli dei secoli, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.